sono tanti. A parte che era una donna meravigliosa, meravigliosa in tutto, come attrice, come moglie, come madre. Credo che una donna completa come lei non ci sono mai state. Sempre buona, sempre affettuosa, non invidiosa di nessuno delle sue colleghe, carina con tutti gli amici, quelli importanti e quelli meno importanti. Lei accoglieva tutti. Era stupenda, veramente, oh sì, c'è una donna stupenda, completa, una bella famiglia, innamorata di suo marito, adorava e adora il figlio Corrado. Non ci sono donne così, purtroppo con lei finiscono. Ha vissuto per la famiglia, ha rinunciato a delle proposte cinematografiche in America, in Giappone, e dei grossi film per non lasciare il marito, non lasciare il bambino da solo. Ha detto la cosa che passa avanti. L'ultima volta che l'ha vista quando è stata? Tre mesi fa. In che occasione? Ci siamo incontrati al ristorante ai Due Ladroni. Lei era con un amico, io con degli amici. Appena ho visto mi sono alzato, sono andato a salutarla, lei mi ha fatto non ti muovere, e ho detto ma io non posso non baciare la mano di una delle più belle donne del mondo. Diva, una grande diva, ma poi era dentro, era donna, era umana, quindi straziata dal dolore anche per la morte del marito, soprattutto straziata perché l'ha curato per tanti anni, perché lui è stato malato molti anni, e poi il fatto di lasciare il figlio. Infatti lei disse, no, l'ha detto anche lui in televisione, e lei dice, da una parte ho te qui, dall'altra c'ho Franco lì, uno di due mi accoglierà. Grazie. Vuole fare una foto?